Ciao a tutti. Dovreste vedere il mio schermo ora. Confermate? Yes. Ok. Bene, questo è il secondo incontro di questo workshop. Vi farò una breve introduzione io per darvi qualche base se non l'avete e per ricongiungerci alla parte un pochino più tecnica che tratterà Mattia più tardi. Allora, partirei con un breve momento di brainstorming e vorrei che ognuno di voi, se avete voglia di esprimervi, mi dicesse secondo lui che cosa caratterizza un suono. Magari chi è musicista, immagino che lo sappia, che abbia molta più dimestichezza. Quindi chi non lo è, magari potrebbe darci dei pareri interessanti, insomma. Quindi a voi la parola. Che cosa caratterizza un suono? Nessuno, nessuno? Vabbè, non c'è problema. Lore, Lore, Ciao, ciao Arianna, dimmi. allora vado. Altezza. Vai. Un suono è caratterizzato dall'altezza, dall'intensità, dal timbro, Dalla dalla durata, durata. dalla massa E si misura e dalla praticamente. velocità. No. Sì. Sì. Ok. Dalla frequenza, no? Che si misura in hertz, giusto? E poi non mi viene in mente nient'altro per ora. Ok, allora li avete azzeccati tutti naturalmente. E, direi che alcuni di quelli che avete detto possono essere raggruppati in altri. Quindi caratterizzerei, ma la caratterizzazione del suono avviene attraverso qualche parametri. I principali sarebbero quattro. Quindi avremmo l'altezza di un suono. Avremo la sua durata, l'intensità e il timbro. Adesso andiamo a vederli ognuno nel dettaglio. Ho evidenziato timbro perché, se vi ricordate il compito che vi ha dato Mattia, martedì, mi aveva chiesto di individuare quali fossero state le sorgenti sonore utilizzate. Adesso lì ci arriveremo. Trattiamoli, uno alla volta. Dunque, parlando di altezza, per chi è musicista, magari è un pochettino più familiare questa notazione rispetto a questa rappresentazione. Allora, sulla sinistra abbiamo un pentagramma con della notazione musicale che sta a significare quanto un suono è più alto di un altro in termini di frequenza di vibrazione. La stessa cosa la possiamo avere rappresentata qui, non è il caso, quindi quello che c'è scritto in notazione musicale non è quello che vedete su questo grafico. Questo è uno spettro sonoro che ha sull'asse delle X le frequenze che vanno dalla ipoteticamente la 0 ai kHz, e sull'asse delle Y abbiamo quello che potremmo immaginare come intensità, perché sarebbero dei decibel, quindi quanto un suono è intenso rispetto agli altri. E l'altezza in notazione musicale viene rappresentata sullo spettro con delle posizioni sull'asse delle X, quindi avrò una nota o un suono più grave con più frequenze basse in questa zona del grafico e, per esempio, questa notina qui, che adesso a occhio non saprei nemmeno decifrare, la troverei più o meno in questa zona. Dunque, altezza, differenza di frequenza, quindi più una frequenza è alta, quindi maggiori sono gli hertz, e più alto sarà, più acuto sarà questo suono e più alto si troverà nel pentagramma. Abbiamo poi la durata. Allora, qui vi ho messo alcune durate in notazione musicale. La durata è l'estensione che un certo suono ha nel tempo. Se voi vi immaginate, ad esempio, un fiato potrebbe avere un suono di un fiato potrebbe durare quanto
la capacità polmonare dell'esecutore. E a differenza magari di una corda di chitarra pizzicata che potrebbe durare quanto la tensione stessa della corda decide. E vi ho messo qui un'immagine presa direttamente da BandLab, da un progetto che ho fatto, e qui potete vedere le durate di ciascuna nota che ho inserito in quello che poi andremo ad analizzare più nel dettaglio, che si chiama piano roll. Naturalmente se c'è qualcosa che non è chiaro, specialmente della parte rivolta a BandLab, fermatevi, interrompetemi, fate domande. Andiamo poi a vedere l'intensità. Allora, questa, per chi è musicista e vede questo tipo di notazione, l'intensità è da interpretare come la forza con cui uno strumento è suonato, quindi con cui un suono è prodotto. Questa cosa si può manifestare su BandLab, cioè, o su eventuali sequencer che potreste utilizzare, come due cose. Potrebbe essere una variazione dei decibel prodotti all'interno della forma d'onda che vedete nella vostra registrazione, oppure nel caso in cui si vada a trattare di MIDI, quindi del protocollo di informatizzazione, di digitalizzazione della musica, non troverete l'intensità, ma troverete questo parametro qui, si chiama velocity. E la velocity, sostanzialmente, prendendo come esempio un pianoforte, si chiama velocity e non termini tipo strength o force per denotarne l'intensità. Si chiama velocity perché è appunto misurata in base alla velocità con cui il tasto di una tastiera scende. E quindi più un tasto scende, più la velocity sarà alta, più un tasto scende rapidamente, più la velocity sarà alta, fino a un massimo di 127. L'intensità, notate bene, non è da confondere nel nostro caso con il volume. Vi faccio un esempio. Voi potreste suonare una chitarra classica al massimo della vostra intensità e comunque, vi faccio un esempio pertinente alla mia personale esperienza, e comunque una cornamusa scozzese vi copre, perché esistono strumenti che hanno un proprio volume e che non dipende purtroppo, per la fisica dello strumento stesso, dall'intensità con cui questi vengono suonati. Noi in BandLab potremmo andare a decidere singolarmente, quindi per strumento, quale sarà il volume d'uscita e anche il livello di uscita. Poi Mattia spiegherà meglio qual è la differenza tra volume e livello. Questo dovrebbe essere tutto per l'intensità. Passiamo al timbro. Uno dei parametri, sono tutti equalmente importanti. Il timbro è quello che vi abbiamo chiesto di riconoscere da martedì ad oggi. Quindi si parla di timbro quando vogliamo identificare una certa sorgente sonora. Vi ho messo qui degli esempi di una frazione di una partitura di un mio brano, non è importante, per farvi vedere che nonostante ogni strumento abbia il suo o i suoi pentagrammi, è necessario specificare da quale strumento provenga una certa musica. Possiamo trovare un'analogia in BandLab, come vi avevo fatto forse notare, adesso non ricordo, forse ci eravamo già entrati in BandLab, e avevamo già visto che sulla sinistra del progetto c'era una colonna con degli strumenti e comunque nomi di tracce in verticale. Possiamo dire che l'analogia tra una partitura qualsiasi e BandLab è proprio questa, cioè dove qua stanno gli strumenti, qua stanno gli strumenti virtuali o le registrazioni. Quindi un timbro ci permette di distinguere uno strumento dall'altro. Noi siamo benissimo in grado di distinguere
una corda pizzicata di chitarra da una corda pizzicata di arpa, scusate, perché, in che modo, come può essere evidente questa cosa? Beh, possiamo andare a vedere, per esempio, le forme d'onda stesse emesse dagli strumenti. Se voi avete già messo mano a BandLab, probabilmente avrete già visto che a seconda del suono che siete andati a generare, la forma, il disegnino letteralmente all'interno del rettangolo che compare quando registrate la vostra traccia, avrà avuto una forma che potrebbe essere più o meno una di queste. Ad esempio, se vi siete affidati ad un colpo di mano di piatto sul tavolo, tipo questo, il vostro suono sarebbe potuto risultare molto simile a quello di una gran cassa di batteria. Quindi un suono che ha un picco elevatissimo sul nascere, ma che decade molto rapidamente. Infatti vi vorrei far notare questa cosa. Nel disegno del suono di gran cassa siete quasi in grado di distinguere ogni oscillazione della forma d'onda. Questa cosa è molto più complicata da individuare, ad esempio, nel suono di un pianoforte oppure nel suono di un violino. Perché? Perché è un discorso di frequenze, prima di tutto, e cioè generalmente una gran cassa ha un suono più grave di quello di un violino, per esempio, e essendo più grave la forma d'onda è più dilatata nel tempo. Mentre qui, se noi andassimo a zoomare una frazione di questa forma d'onda o di quest'altra anche, riusciremmo a vedere infine che si può approssimare vagamente ad un segnale sinusoidale. E vi farei notare anche il discorso del decadimento sonoro, che per la gran cassa è molto rapido, per il pianoforte è un po' più dolce, e per strumenti come violino, che possono mantenere un suono, oppure come i fiati, possiamo avere una forma d'onda che rimane più o meno costante nel tempo. Il rullante, rientrando nelle percussioni, ha un decadimento sonoro molto più rapido. Quindi raggiungiamo l'argomento delle varie categorie di suono. Quindi possiamo avere delle corde pizzicate, possiamo avere delle percussioni, dei fiati, e anche utilizzare la nostra voce per produrre suoni o musica. Possiamo usare la voce, così adesso mi viene in mente, anche per fare una base beatbox, quindi anche la voce può essere utilizzata percussivamente. Accademicamente riconosciamo le seguenti categorie di suono. Quindi abbiamo i cordofoni, categorie più che di suono di strumenti. Abbiamo i cordofoni, quindi tutti gli strumenti che per emettere suoni o musica, se organizzati nel tempo, necessitano della percussione o del pizzico o della vibrazione stessa di corde. Abbiamo gli aerofoni, che necessitano invece di insufflazione da parte dell'esecutore, e farei rientrare anche la voce in questa categoria, poiché per poter tenere una nota abbiamo bisogno di prendere fiato. Abbiamo l'elettronica, cioè tutto quello che può passare attraverso una macchina ed essere processato attraverso una macchina prima di diventare suono o musica, può rientrare nella categoria dell'elettronica. Tra gli strumenti più iconici che potrebbero rientrare in questa categoria c'è ad esempio il theremin. Se non lo conoscete, è uno strumento che solitamente veniva usato ad esempio per riprodurre effettistica nei film di fantascienza, ad esempio per simulare un attracco alieno, oppure per simulare nei film horror la presenza di fantasmi. Ed è uno strumento molto particolare perché, tra le altre cose, viene suonato senza toccarlo. La categoria di strumenti
su cui ci vorremmo concentrare e che è più fruibile, poi vedremo perché, è la categoria delle percussioni. Le percussioni accademicamente ne esistono di due tipi, uno più ristretto e l'altro estendibile più o meno all'infinito. Abbiamo le percussioni a suono determinato e quelle a suono indeterminato. Che cosa significa l'una e che cosa significa l'altra? Le percussioni a suono determinato sono tutte quelle percussioni, quindi tutti quegli strumenti che possono produrre un suono riconoscibile e assimilabile a, ad esempio ad un'armonia o ad una scala o ad una tonalità. Quindi ad esempio quello che vedete in foto è un Glockenspiel che appartiene alla, alla famiglia delle tastiere come la marimba, come lo xilofono, il vibrafono. È uno strumento a percussione, non come il pianoforte, perché il pianoforte è cordofono a percussione, ed è a suono determinato perché io sono in grado di scegliere precisamente qual è la frequenza che voglio riprodurre. Quindi avrò la mia scala, avrò la mia scala cromatica sul, sul mio Glockenspiel e posso decidere di suonare un do diesis piuttosto che un si bemolle. A differenza invece delle percussioni a suono indeterminato. Qui c'è una piccola eccezione da fare. Io non so come siano intonati questi due simil xilofoni. Immaginate che non ci siano, concentriamoci sul resto. Quindi tutte le percussioni che il cui suono o il cui contributo non fa parte necessariamente di un'armonia e se non ne fa parte non disturba il mix e non crea grossi problemi nel, nel bilanciamento, diciamo, tonale del, del brano. Quindi, ad esempio, noi possiamo utilizzare una batteria. Le batterie hanno un'intonazione di ogni, chiamiamoli tamburi, di ogni rullante, di ogni tom, di ogni timpano, che sono costanti, sono sempre quelli, ma non è importante che, ad esempio, che il tom produca un mi se io sono in un brano che in un brano in cui il mi non c'entra niente. L'importante è la sensazione, la pulsazione che le percussioni sono in grado di dare. Ed è questo un po' il senso delle percussioni a suono indeterminato. Abbiamo, ad esempio, djembe, bonghi, conga, abbiamo batterie, abbiamo la gran cassa, abbiamo il rullante. Strumenti che variano dalla musica moderna alla musica orchestrale. Perché questa categoria è più fruibile del, della precedente? Quindi perché le percussioni a suono indeterminato sono più fruibili? Perché tecnicamente qualunque cosa su cui io possa picchiettare diventa una percussione a suono indeterminato. E quindi io, ad esempio, posso prendere la mia borraccia, ci tengo una pulsazione sovrapposta a quella del metronomo e posso già avere una base. Per esempio, questo potrebbe essere una sorta di hi-hat di, non so, di musica hip-hop, per esempio. Posso usare i cucchiaini sulla tazzina, posso usare la caffettiera, come credo che abbia fatto Mattia nel, nel suo esempio. E quindi le possibilità diventano davvero, davvero sterminate. E inoltre, come vi ho detto, sono oggetti di cui ciascuno di noi può disporre in casa. Non è necessario avere una batteria per poter simulare una batteria all'interno di programmi come BandLab. E, bene, qui vi ho lasciato qualche link, poi vedremo le slide. In particolare vi potrei consigliare per familiarizzare un attimo con le forme d'onda, questo sito che si chiama freesound.org, dove ci sono da dove ho tratto le immagini che ho messo nelle slide e loro hanno anche la possibilità di farvele ascoltare, quindi potete vedere la vostra forma d'onda che vi interessa, sentirvela e capire quali sono magari le differenze dalle altre sorgenti sonore.
Ci sono tanti produttori che dicono che si mixa di più con gli occhi che con le orecchie ogni tanto, proprio È perché per vero, è l'editing vero. iniziale tante cose si vedono solo guardando la forma d'onda. Assolutamente. E, bene, allora. Credo che su questi argomenti non ci sia altro da dire. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro in quello che vi ho raccontato, chiedete pure, rimango a disposizione, eventualmente anche alla fine dell'incontro di oggi. Se non ci sono domande, passerei la palla a Mattia. Ok. Allora. Prova, mi sentite? Sì. Ok, Vai, no, Max. no, perché stavo cercando di fare una domanda, no. No, Vai, però vai. Ok, volevo adesso ti dire, sento. ma tra le caratteristiche di cui abbiamo parlato adesso, insomma, cioè, il timbro è l'unica che ci permette di distinguere un suono dall'altro oppure anche le altre, cioè nel senso anche altezza, durata, cioè, noi possiamo magari avere un'intensità davanti ai nostri occhi e capire da quella che... Cioè, nel senso, per esempio, anche altezza, durata, cioè, c'è un modo anche per usare questi parametri in qualche modo per capire il suono che abbiamo di fronte, o è il timbro l'unica che ci permette di capirlo? Allora, vado io, Tia. Ok. Allora, il timbro, fisicamente il timbro è proprio la forma d'onda che tu hai visto. Quindi quello che si vede, prendo la slide, arrivo. Quello che si vede qui è unico per ogni strumento. Quindi il timbro è l'unico parametro del suono che ci permette di distinguere individualmente uno strumento, io ti risponderei con sufficiente fiducia sì. Ti potrei dire che gli altri parametri potresti utilizzarli per ridurre il tuo range di ricerca. Quindi, ad esempio, tu sai che un suono di rullante non può avere una durata così lunga perché non è fisicamente possibile tenere la pelle del rullante in vibrazione con un colpo Certo. solo, ok? A differenza invece di un violino, di un flauto, con cui invece i suoni possono essere tenuti. Sì. Per quanto riguarda l'altezza, anche lì ti potrei dire che il range si restringe perché ogni strumento, sempre parlando di strumenti, ogni strumento ha una sua estensione. Quindi, ad esempio, un flauto traverso non andrà mai al di sotto di, credo che il limite inferiore sia il Si centrale come riferimento della tastiera di pianoforte. Quindi Sì. è difficile, a meno che cioè, un flauto traverso. Tagliato in Do e quindi non eventuali esemplari come flauti contralti o contrabbassi che invece scendono molto di più. Quindi sì, ti direi sì, il timbro è quello che distingue univocamente un suono da un altro. Univocamente, ok, d'accordo, Sì, poi d'accordo. magari possono esserci dei suoni molto molto simili che hanno una forma d'onda simile, ad esempio potrebbe esserci, non so. Mi viene un paragone di una gran cassa di batteria sufficientemente attutita con un colpo di una bacchetta di legno abbastanza spessa sul letto. Cioè il tonfo potrebbe essere simile, il decadimento, quindi la durata nel tempo è più o meno la stessa, e quindi magari si potrebbe fare più fatica a distinguere un suono da un altro, ma non da. Cioè, se vogliamo rimanere nel concetto di timbro, sì, è univoca la È distinzione. univoca, ok, Che sì. in un certo senso è quello che possiamo provare a fare noi, cioè noi partiamo da oggetti di casa e cerchiamo di Esatto. riprodurre dei suoni che sono suoni di strumenti. Quindi in un certo senso noi partiamo dal timbro che è il timbro della caffettiera, però
e tentiamo di riavvicinarci al timbro, che ne so, di un rullante. O... Esatto, sì, certo. Sfruttiamo dei suoni che assomigliano ad altri suoni di strumenti reali invece di oggetti. Insomma. Okay. Ragazzi, posso fare una domanda? Certo. Vai. Grazie. Io vorrei sapere, ma che cosa mi serve riconoscere le onde d'onda differenti? Cioè, premesso che io sono abituata a registrare il mio strumento e basta. Ok, allora... Capito. Allora, secondo me da un certo punto di vista viene evidente nella prossima mezz'ora, nel senso che quando vediamo l'editing, appunto per il discorso per cui tanto si fa guardando l'onda, anche solo, cioè, sulla batteria, sui colpi di batteria si vede molto bene questa cosa, che guardando le forme d'onda ti aiuti tanto a mettere i suoni nel posto giusto, e quella è la prima cosa. Okay. Poi gli altri sono motivi più di design, cioè sai che vuoi ottenere un suono che è grave in quel modo o che abbia quella durata, allora cerchi di riavvicinarti a quella forma d'onda lì, perché di fatto su Bandlab tu quelle che vedi sono forme d'onda, e quindi se sai già quello che vuoi ottenere riesci a ricondurtici meglio, è uno strumento in più. Quindi ok, ho capito, quindi io non ok. Quindi non stiamo parlando di suoni che vengono presi da un microfono e digitalizzati, tipo quello, che ne so, del mio violino. Cioè suoni che si possono modificare, giusto? Che devono essere modificati. Una volta che tu lo registri con il tuo microfono, ce l'hai in formato digitale all'interno del tuo progetto, quindi... Sì, questo lo so. Ok, quindi... No, intendevo... una volta che io però registro un violino, so che è un violino, per dire, no? Sì, poi all'interno della fase di editing puoi distorcerlo applicando tutti gli effetti. Ok, ho capito. Ok, mi è chiaro. La sorgente è quella, sì. Per esempio, io se, non so, guardo la registrazione del tuo violino, per esempio devo mixarla con qualcos'altro, sapere il contenuto in frequenza del tuo violino è fondamentale perché mi aiuta a capire dove metterla nel mix, quindi poi parlando di equalizzazione. Ho capito, sì, mi è chiaro adesso, ok, grazie. Niente. Ok. Bene, possiamo allora proseguitare. Fermo la condivisione. Eccoci. Allora, condivido un attimo io. Ok, vedete? Sì. Ok, allora io riprendo esattamente da dove ci siamo fermati. Allora, tornando a concentrarci più sui suoni in generale e non necessariamente gli strumenti, dicevamo quello che vogliamo fare noi è proprio prendere dei suoni e ricondurli in qualche modo al suono di strumenti. La cosa più facile con cui farlo è la batteria, in generale le percussioni, proprio perché non sono intonate, o meglio, sono intonate, ma non è così importante la nota che effettivamente mettono, e sono un po' più gestibili. E anche perché la parte ritmica è un po' l'ossatura di tutti, cioè tanti cominciano a scrivere dalle parti ritmiche proprio perché sono l'ossatura che ci permette di sviluppare tutto. Anche per quello si suona metronomo, perché il metronomo fondamentalmente non è altro che una traccia ritmica che abbiamo sotto per suonare. Quindi, in generale, facendo una semplificazione molto, molto, molto grande dei suoni di batteria possibili, possiamo tentare di ricondurre tutti i suoni di percussione che troviamo a queste tre categorie. Quindi kick, snare, hi-hat, gran cassa, rullante e charleston, che sono quelli indicati dalle frecce, quindi un piatto e due tamburi. Vi faccio sentire due esempietti, cioè i kick, come diceva anche Lollo, sono tutti quei suoni gravi, a decadimento molto rapido, contenuto di frequenze molto basso, tutti quelli che suonano... Questo è il suono di una batteria acustica, questo è elettronico... Anche questo elettronico, però sono tutti suoni molto bassi. Snare sono quelli i rullanti, quelli che tengono il tempo, quelli su cui normalmente si dovrebbe battere le mani. Quindi questi. Sentite che sono anche molto più alti, vuol dire che hanno un contenuto di frequenza molto più spostato sulle frequenze alte.
gli hi-hat sono il piatto col pedale con cui normalmente si tiene il tempo. Un suono base di un hi-hat possono essere questi qui. Quindi, pensando di dover comporre una traccia di batteria base, dovremmo pensare di mettere insieme dei suoni per avere almeno un suono per ognuna di queste categorie. Cioè, non è detto che tutti servano, cioè uno può benissimo fare una traccia di batteria solo con kick, una solo con snare, ma lì diventa un po' fastidioso spesso e volentieri. Però in generale si tenta di prendere un po' di tutto da queste categorie. Anche sulla traccia, ad esempio, che avevo passato, c'era una prima traccia genericamente denominata drum, che aveva per lo più dei suoni riconducibili a degli snare, e una traccia di kick. Quindi, detto questo, comincerei a parlarvi di due cose di BandLab, proprio per cominciare a registrare e mettere a posto i primi suoni dentro BandLab. Voi, quando aprite un progetto nuovo, in generale le prime due cose da settare, da sistemare, sono queste due, cioè i BPM e la time signature. I BPM, che cioè, vi ho fatto uno screenshot, si trovano tutte e due nella parte alta dello schermo, comunque dopo vi faccio vedere. I BPM determinano fondamentalmente la velocità del pezzo, la velocità con cui viene riprodotto il pezzo. Beats per minute, battiti per minuto, è il metronomo a cui il vostro pezzo viene riprodotto. La time signature invece è relativa alla composizione delle battute, delle misure all'interno del vostro progetto. Perché è importante non tanto da un punto di vista musicale, almeno dal mio punto di vista, quanto da un punto di vista di editing. Cioè, i BPM e la time signature vi stabiliscono la griglia di BandLab a cui voi dovrete andare ad allineare i suoni. Ecco anche perché normalmente qua sopra uno va a selezionare, cioè uno può definire il tempo della propria traccia per battiti e misure, cioè la mia traccia dura 12 misure, o i minuti e secondi. Di solito quando si lavora con l'audio si lavora in battiti e misure, semplicemente perché è più facile allineare, io sto lavorando con un tempo, voglio allineare le cose, i suoni tra loro stessi. Passo a minuti e secondi quando devo lavorare con l'audio associato a qualcos'altro, per esempio se sposto l'audio su un video, allora mi interessa allineare le cose con il video e passo a minuti e secondi. Se faccio così vedete BandLab? Ok? Sono qua sopra, quindi questo è un progetto nuovo, aperto. In default lui mette minuti e secondi. Vedete che qua one bar, one beat, vado avanti e mi dà la durata in beat. Qua posso selezionare i BPM e qua la time signature, molto semplicemente. Ovviamente interrompetemi se a un certo punto non sono chiaro. Vado avanti un po' veloce perché abbiamo tanto da dirci. Seconda cosa, la differenza che c'è tra cycle e loop. Noi abbiamo parlato spesso di loop, specialmente di batteria, perché, allora, come anche abbiamo visto con i sample di esempio dell'altra volta, spesso e volentieri l'ossatura di un pezzo è un unico frammento musicale ripetuto in continuazione. Sto pensando al primo campione, per esempio, che avevo fatto sentire il pezzo di Dr. Dre, e alla fine è un pezzo musicale, addirittura non lì la batteria, ma proprio tutta la musica è ripetuto all'infinito per tutta la canzone. Quello è un loop, cioè una parte che io definisco e vado a ripetere per tutta la canzone e fondamentalmente con quello ho già fatto tutta una traccia. E in BandLab questa cosa si fa con questo tastino qui. Quello l'ho evidenziato. Una volta che voi avete una traccia registrata, questo vi permette di ripeterla più volte, in modo che voi, se fate una modifica alla particella base, questa modifica si ripete per tutte le repliche successive. Vedendolo subito qua, se apriamo il progetto di esempio dell'altra volta, anche gli screenshot sono presi da lì, un attimino,
Coraggio. Ok. Vedete che qua sopra io posso aumentare o diminuire la durata del loop. Il tasto di cycle invece è questo e mi definisce quest'area qua, che è quella che si ripete in continuazione mentre io riproduco un pezzettino. Non so, devo lavorare su questa parte qua della canzone. Vuol dire che devo ascoltarla più e più volte mentre faccio le mie modifiche del suono. Il tasto cycle è semplicemente una funzione del DAW, in questo caso, per fare editing. Sono due cose distinte semplicemente perché poi se nei DAW che usate vedete dei riferimenti a loop, non è questo, ma sono i loop interni delle tracce. E sapere la differenza vi serve semplicemente per quello. Ok. Adesso, veniamo alla ciccia. Per registrare le cose, magari in questo giorno qualcuno di voi ha già provato a registrarsi qualcosina, se l'avete fatto molto bene, se volete mandatecele, ne parliamo, condividetecele pure e capiamo cosa ci possiamo fare. Ci sono alcune regole però per migliorare di molto tutte le registrazioni che facciamo, perché avendo una buona registrazione poi è più semplice fare tutto il resto. La prima distinzione è quella tra gain e volume. Prima Lorenzo parlava dell'altezza, no, dell'intensità, scusate, l'altezza vediamo dopo, dell'intensità, quindi fondamentalmente il volume a cui viene registrato un suono. A livello di editing questa si fa una distinzione tra il gain, che è il volume di input del suono, e volume, che è il volume di output del suono. Cioè, tornando di nuovo su BandLab, cosa succede? Che io registrerò la mia traccia, il mio suono, a un certo volume d'ingresso. Questa barra qua del volume è il volume di output, cioè quello che è il volume, propriamente volume. Ma il volume d'ingresso è quello che mi stabilisce i parametri come il rumore di fondo e tutta una serie di altre cose che non potranno più essere modificati. Cioè, questo ci posso accedere in qualunque momento. Al gain, che è il volume d'ingresso, posso metterci le mani solo in fase di registrazione, ed è per quello che è così importante. E poi torno un attimo indietro, si vede bene qui, BandLab non ha un'opzione specifica per il gain, di solito sono le schede audio e i microfoni che ne hanno una, però se provate a registrare direttamente dal computer vedrete qua sotto, appunto quella barra lì è il volume del microfono del mio computer, della voce che entra. Se fate monitoring, adesso non lo faccio perché mi va in feedback tutto, potete sentire direttamente dalle cuffie quello che il computer sta registrando. Dal punto di vista del gain, la cosa importante è non arrivare ad avere del rosso qua sopra, perché vuol dire che stiamo perdendo delle informazioni a livello di suono. Oppure in generale, se il gain è troppo alto, vuol dire che anche il rumore di fondo è troppo alto e poi difficilmente si riesce a usare quel suono, comunque talmente tanto rumore che è più complesso utilizzarlo. Ok. Altro parametro, la distanza a cui registro un suono. Perché, chiaramente, io adesso sto parlando da qui. Se parlo da qua, allo stesso volume, non cambia solo il volume a cui registro, quindi il gain. Quindi se quello che sto dicendo, io sono più lontano, arriva a un volume inferiore, vuol dire che è maggiormente paragonabile al volume del rumore di fondo. E quindi sarà più difficile utilizzare quel suono. L'altra cosa che viene modificata è il riverbero. Cioè io sono sempre nella stessa stanza, ma il suono diretto, che è quello che mi interessa, appunto assume un livello più basso rispetto a tutti i riverberi che mi ritornano indietro dalle pareti della stanza. Sono tutte cose che modificano alla base il suono e che me lo rendono non inutilizzabile, ma meno sfruttabile. Ci posso lavorare meno perché già di base è compromesso. Tante di queste cose si risolvono semplicemente mettendo le cuffie. Cioè voi, quando registrate, usate sempre le cuffie, principalmente per monitorare il livello di ingresso, appunto perché
facendo questa cosa qui, da questa schermata di BandLab, voi attivando il monitoring potete capire subito se state registrando bene o se state distorcendo tantissimo, se bisogna allontanarsi, avvicinarvi, perché lo sentite subito. Perché diversamente dovreste registrare, uscire, riascoltarvi un campione e diventa tutto più complesso. Questa cosa è fondamentale per avere il meglio da quello che abbiamo in mano. Ovviamente col telefono forse c'è l'aggiunta che usando le cuffie registrate dal microfono delle cuffie e non da quello del telefono. Mi sembra che l'app di BandLab faccia scegliere, nel caso poco male. Cioè, in ogni caso voi dovete stare in silenzio con le registrate, basta avvicinare il microfono delle cuffie, anzi per certi versi potrebbe essere anche più utile. Tutto chiaro? Sono andato molto molto veloce, quindi ditemi pure se c'è qualcosa. Ok. Allora, vi direi poi due cose sull'editing di base che potete fare con i vostri suoni. Una volta che avete importato un suono dentro BandLab, la prima cosa da fare è tagliare quello che è superfluo. Cioè voi avrete una registrazione di svariati secondi, perché schiacciate il tasto di registrazione, mettete il telefono in posizione, registrate il suono che vi serve, staccate tutto. Quindi cioè, di sicuro ci sono all'inizio i suoni di voi che premete il tasto di registrazione per partire, per finire la registrazione, che sono da togliere. Quindi la primissima cosa da fare durante l'importazione è tagliare queste cose in più. In BandLab, se andate su una traccia, si attiva questo tastino in alto che vi permette di tagliare il campione dove avete questa linea bianca, che si chiama Playhead. Qua penso sarà Cut by Playhead o qualcosa del genere. Se non riuscite a vedere bene dove comincia il tutto, sotto Publish, nell'angolo in alto a destra di BandLab, c'è l'opzione per zoomare di più o di meno la traccia per andare più nel dettaglio a vedere dove tagliare. Questa è la primissima operazione. La seconda, stessa cosa ma nell'editor della traccia. Voi se fate doppio clic su un campione, così, vi si apre l'editor, ci potete arrivare anche da qua sotto, che è semplicemente, anche lui il suo zoom, è semplicemente un modo per vedere quel singolo campione molto più da vicino, molto meglio. E da lì questi due tastini servono per fare esattamente la stessa cosa, cioè se voi avete tutto quello che avete tagliato non è mai perso per sempre. Io magari qua ho tagliato una cosa che non volevo tagliare, faccio così e vado avanti e ripristino un pezzo della traccia, così da tutte e due le parti. E usate questa schermata per fare gli aggiustamenti, finché non avete esattamente il suono che volevate registrare. Detto questo, terza operazione, fade in e fade out. All'interno dell'editor troverete questi due quadratini bianchi che sono indispensabili per mettere insieme i suoni. Perché? Allora, quando registrate potete essere bravissimi, ma ci sarà sempre del rumore di fondo. Quindi nel momento in cui voi tagliate un campione, si sentirà in qualche modo un click nella traccia, perché questo rumore di fondo verrà interrotto di colpo, anche se in realtà il suono che volete era già finito. Per evitare che si senta questo click, si usano semplicemente questi due strumenti qui. Voi fate un fade out, che è una diminuzione automatica del volume relativa al singolo campione, che vi evita questa cosa qui. Il fade in è opportuno farlo quasi sempre. Si può evitare per suoni appunto come questo che vedete qua, in realtà, di batteria molto improvvisi, perché l'esplosività è proprio quello che voglio, quello che cerco. Cioè un suono che parta subito. Lì va un po' anche a gusto, in base a quello che si sente. Comunque, in genere, questa cosa serve per evitare tutti quegli artefatti della registrazione. Ok. Per chiudere questa parte, recording editing, questa è una cosa che vale a ogni livello, cioè al registrare col telefono, a registrare in studio, ad ogni livello di professionalità. Spesso si spendono ore per ottenere la registrazione giusta piuttosto che pensare di metterla a posto dopo con l'editing, proprio perché una registrazione sbagliata
distrugge il materiale di base e io non ho più, cioè ho meno possibilità per lavorarci semplicemente. Non so, un colpo sul tavolo registrato molto bene magari può diventare sia uno snare che un kick. Se registrato male magari non ho più così tante possibilità. E quindi conviene passare più tempo a registrare più volte la stessa cosa piuttosto che pensare ma sì, poi me la gioco bene, mettiamo a posto. Anche qua sono andato velocissimo perché abbiamo ancora una cosa da dirci. Se... però questo è il momento di interrompermi, se volete chiedermi qualcosa. Intanto mi bevo un gol. Non è semplice, diciamo. No, è tanta tanta roba. Poi, quando, cioè, se tutta questa cosa ve la... ovviamente anche stavolta le slide ve le passiamo. Se riguardate le slide con BandLab sott'occhio, è tutto molto più semplice, perché sono immediate le cose, le vedete subito. E in generale, appunto, i punti base sono registrare nell'ambiente più silenzioso possibile, più vicino possibile. Quando importate, tagliare, essere il più precisi possibile nel tagliare il suono, e già lì avete fatto metà del lavoro. Tutto il resto è collage. E... ok. E appunto, una volta che importate i suoni in BandLab, badate bene di allinearli alla griglia, quello che dicevamo prima del tempo. Adesso è andato avantissimo, ovviamente. Per ottenere una cosa a tempo, io voglio allineare l'inizio di ogni clip esattamente sulle linee della griglia, perché sennò questa cosa poi mi sballa tutto. Altra cosa, se io poi cambio il tempo della traccia, l'audio che ho registrato sarà allineato con la griglia del tempo vecchio. Ed ecco perché questa cosa si fa all'inizio. Perché se io adesso cambiassi il tempo, nulla sarebbe più allineato con la griglia. Inserisco una cosa nuova, non so più dove inserirla. Gli audio sarebbero tutti più lunghi o più corti di quello che in realtà mi servono. Sì, diciamo che ci sono due o tre scenari possibili quando avviene un cambio di metronomo data una traccia registrata. Cioè, o la traccia si adatta o la traccia rimane uguale. E questo in entrambi i casi non è quello che vogliamo, perché nel momento in cui la traccia va a dilatarsi nel tempo, quindi ad adattarsi al nuovo metronomo, noi ricaviamo delle informazioni audio diverse, perché la traccia verrà compressa o dilatata nel tempo e quindi la sua frequenza complessiva, il suo pitch, quello che viene definito pitch, verrà alzato o abbassato, quindi suonerà o più striminzito o più goffo, più grave. Altro scenario invece, se noi cambiamo il metronomo e la traccia rimane uguale, abbiamo semplicemente una pulsazione dei battiti al minuto dell'intero brano diversa da quelli della singola traccia. Potete provare dopo su un progetto a casa di BandLab a cambiare i ppm. Lui vi chiederà se volete appunto adjust o cioè aggiustare o non aggiustare l'audio ai nuovi BPM. In un caso lui in qualche modo prende le tracce e le tira o le stringe per adattarsi alla griglia, nell'altro no. In ogni caso questa operazione non avviene mai troppo bene. E adesso vediamo subito perché. Adesso gli dico di no perché ci mette un po'. Ultime due slide. Arriviamo alle fonti sonore vere e proprie. Allora, noi abbiamo detto che vogliamo fare tutto questo con dei campioni che troviamo in casa. Se partiamo dalla batteria, vogliamo tentare di dividere questi campioni nelle tre categorie di kick, snare e hi-hat. Però, effettivamente, che cosa possiamo registrare? Allora, carrellata a caso, la prima cosa sono gli oggetti, la cosa più facile da gestire e manipolare, appunto io sono qua alla scrivania, posso prendere tutto quello che ho intorno, registrarlo direttamente sul computer e sentire come suona. Le cose più interessanti di solito sono magari quelle di metallo, le borracce con dentro l'acqua mosse un pochino, fanno degli effetti strani, molle. Io avevo preparato qualche esempio,
Cioè, questa è semplicemente la mano sulla scrivania. Questa è una bottiglia di birra con l'unghia. Questo sono io che salto sul tappeto, mi sembra, che l'ho registrato ieri, non mi ricordo più. Col telefono lasciato per terra sul tappeto. Questo è il mio cane, che può essere benissimo usato come passaggio, come texture di fondo. Poi vediamo come si possono manipolare i suoni. Questa è una molla. Questo è uno spazzolino elettrico. Che ha il vantaggio anche di essere un po'... che già ti spinge a crearci qualcosa. Tutte cose che manipolate possono diventare dei suoni utilizzabili. Quindi appunto cose, animali, persone tantissimo, tutti i movimenti che fanno le persone sono suoni, i passi delle persone, il corpo, ogni parte del corpo ha un suono diverso, la mia pancia suona diversa dalle mie guance. E nel caso, il nostro rifugio sicuro è sempre la voce. Cioè se io non trovo il suono che voglio, la voce è la cosa più facile con cui possiamo modulare dei suoni. Cioè io posso sempre mettermi di fianco al microfono e fare... Non riesco a trovare una cosa che faccia un colpo di batteria basso, mi metto lì con la voce e provo a fare la nota più bassa che riesco. Va benissimo anche quello. In fondo il beatbox nasce proprio da quello, cioè dal fare suoni utilizzando la voce. E ultimo, ma non ultimo, il rumore. Se io lasciassi il telefono al centro di una stanza, in silenzio, a registrare, quello registra, vi accorgerete, il rumore di fondo della stanza. E questa cosa è assolutamente utilizzabile. Tanti snare nella musica elettronica, i rullanti delle batterie, sono fatti con del rumore, rumore bianco, preso un pezzettino, fade in, fade out, molto molto veloci, quella cosa lì diventa uno snare. Uno di quelli di prima, sentite? Quel shh in sottofondo è rumore bianco, nient'altro. Ok. Ultimissima cosa, e poi chiudiamo, o meglio, siccome sono andato velocissimo, mi chiedete se c'è da chiedermi qualcosa. Di tre cose vorrei parlarvi, visto che l'abbiamo menzionati alcune volte, sia io che Lorenzo, in quest'ultima ora. I primi tre parametri del suono che vediamo prima di addentrarci la prossima volta nei vari effetti che ci serviranno per manipolare i campioni sono questi tre. Pitch, reverse e stretch. Allora, pitch è relativo all'altezza della nota, cioè quello che ci fa modificare un suono, la nota fondamentalmente di un suono. Cioè io alzo il pitch come se alzassi il contenuto in frequenza di questo suono. Se lo abbasso, viceversa. E si, in tutti i programmi si misura proprio in semitoni. Cioè io se lo alzo di 12... Cioè se ho una nota, cioè se ho un suono che è un La, lo alzo di 12 e otterrò un altro La. E così via. Perché ci torna utile questa cosa? Perché appunto se ho bisogno di un suono più grave e parto da una registrazione che è troppo chiara, posso tentare abbassando nel pitch di ottenere il suono più grave che mi serve. Il reverse è prendere un suono, flipparlo completamente e riprodurlo dalla fine all'inizio. Se avete dato un'ascoltata o se lo fate nei prossimi giorni al brano d'esempio, a un certo punto c'è un suono di passaggio che cresce molto rapidamente. Allora, sono suoni che sono sempre molto innaturali, è impossibile crearli davvero. Il modo più semplice per farli è prendere un suono percussivo e mandarlo al contrario. In quel caso, nella traccia d'esempio, mi sembrava fosse un colpo di bottiglia. Non era questo, era questo qui. Se io, adesso ve lo faccio vedere velocissimamente su un altro programma. Se io questo lo mando in reverse, viene questo. Che già è un suono di passaggio. Ok, stretch. Quando io cambio il contenuto in frequenza di un campione sonoro, in realtà ne cambio anche la durata, perché dalla fisica
noi sappiamo che la lunghezza di un'onda è relativa alla frequenza, cioè è collegata alla frequenza dell'onda stessa da una costante. Quindi io cambiando il pitch cambio il contenuto in frequenza e automaticamente quindi cambio anche la lunghezza. Noi questa cosa non la vediamo, cioè quando cambiamo il pitch in realtà il nostro campione rimane sempre della stessa lunghezza. Perché? Perché il programma con i suoi algoritmi tira la traccia del suono, non so, io lo alzo, in realtà se alzo il pitch il suono diventa molto più corto, diventa più veloce, la durata diminuisce. Però il programma cosa fa? Lo tira per tenerlo agganciato dove era prima, con una perdita considerevole di qualità, molto spesso. Tant'è che quella è una discriminante anche sulla qualità dei programmi stessi, cioè programmi migliori fanno questo lavoro meglio. Allo stesso modo al contrario, cioè se diminuisco il pitch in realtà il suono si allunga, che è un po' quello che facevano i DJ con i vinili. Se io mettevo la mano sul vinile che girava, cominciavo a sentire tutto distorto, più basso e più lento. Quindi in realtà pitch e stretch sono collegati. Posso anche decidere semplicemente di strecciare il suono tramite il playback rate. Io decido se questo suono riprodurlo più velocemente o più lentamente. Quello che succederebbe è che un suono riprodotto più velocemente aumenta di pitch, ma anche lì il programma mi evita che questa cosa succeda perché agisce sul suono per tenerlo allo stesso quantitativo di frequenze. Questa è l'operazione più complessa dal punto di vista computazionale che possono effettuare i programmi. E infatti ve le mette qua BandLab, perché se voi proverete a usarli vedete che vi parte un caricamento tutte le volte che cambiate qualcosa in questa finestra, perché non sono così semplici da sfruttare. Poi magari la prossima volta vi faccio vedere qualche esempio. Programmi un po' più professionali permettono di fare questa cosa in tempo reale. Poi Lorenzo la prossima volta vi parlerà anche di sound font, di strumenti virtuali. Tanto di quello si basa proprio su questo, cioè sul prendere un campione sonoro e distribuirlo in modo diverso per farlo corrispondere a note diverse. Qui la scala dei valori a quanto arriva più o meno? Quella i valori di? Sì, i valori di pitch praticamente, cioè nel senso... Lì è tutta la tastiera del pianoforte, perché poi si riconducono alle note, quindi tu parti dal... Non mi ricordo se in notazione MIDI... il Do meno 2, non mi ricordo, il più alto forse è 5, perché a ogni giro di 12 note si ricominciano, si parte da, non okay. So, Do meno 2, Do meno 1, Do, il Do centrale della tastiera del pianoforte è il Do 3, se vi capita di leggere, poi lo vedrete parlando del piano roll la prossima volta. Mentre come contenuto di frequenza, appunto, si parte idealmente da zero e si va idealmente all'infinito. Poi in realtà a un certo punto si arriva negli ultrasuoni, quindi... ok, era l'ultima slide, quindi se sono le 6:38, sono andato molto molto veloce e se avete qualcosa da chiedermi, bene. In ogni caso adesso abbiamo... una settimana intera prima della prossima lezione, proprio per darvi modo di pasticciare un po' con BandLab. Siamo in contatto su WhatsApp, qualsiasi cosa scrivete lì, così ne parliamo tutti insieme e tentiamo di costruire qualcosa in questa settimana, insomma. Cioè provate a mettere in pratica le cose che abbiamo visto oggi. E appunto, se avete qualcosa da chiedere, questo... è lo spazio per farlo. Ecco, una cosa, cioè, se ci capita, per esempio, già, cioè, nel senso, noi possiamo, per esempio, quando facciamo un lavoro con il gain, per esempio, già, che è una delle prime fasi, cioè, se noi siamo in difficoltà, possiamo chiedere a te, oppure, cioè, nel senso... Perché, sì. Il gruppo WhatsApp esiste apposta, cioè voi mi mettete lì, fate le vostre prove, qualsiasi cosa che non vi è chiara, vi accorgete che non è chiara quando provate a farla, perché mi rendo conto che sia una cosa parlarne, una cosa farle,
non esitate a scriverci, appunto, okay. Siamo lì apposta. Vi ho stordito. Ok, se non ci sono altre domande, chiuderei. Noi quindi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 5:30, sempre stesso link per entrare nella chiamata. E nel frattempo vi mandiamo una mail e vi linkiamo le slide di oggi. Voi appunto qualsiasi cosa scriveteci, perché idealmente questo corso fatto in presenza sarebbe stato che a ogni passo voi avevate BandLab davanti, provavate a farlo, ce lo facevate sentire. Chiaramente in un'ora al computer diventava impossibile, ma abbiamo tutta questa settimana per fare questa operazione qua. Cioè, provate a fare le cose, fatecele sentire e appunto tentiamo di ricavarne il meglio. Ok. Bueno. Va bene, ragazzi. Spero di non avervi stordito troppo, ma solo un pochino. E ci sentiamo in questa settimana e ci vediamo settimana prossima. Grazie a voi. No. Ciao, ciao. Grazie a tutti.